Mara Venier non condurrà il Grande Fratello, in lizza solo Belén Rodriguez e Simona Ventura. Chi è la conduttrice del Grande Fratello senza VIP? Non Mara Venier. Mediaset è alla ricerca di una nuova conduttrice per il Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 a gennaio 2018. Chi sarà l'erede di Alessia Marcuzzi, che ha declinato l'offerta perché impegnata con l'Isola dei Famosi? Secondo gli ultimi gossip, i dirigenti di Rete sarebbero indecisi tra tre conduttrici, Mara Venier, Belén Rodriguez e Simona Ventura. Una corsa a tre che però nelle ultime ore si è ridotta a due, l'ex signora della Domenica ha smentito categoricamente una sua eventuale conduzione. Ospite di TV Talk, la Venier ha confermato che subito dopo la finale di Tu sì que vales, programma dove ricopre da anni il ruolo di giudice popolare, lascerà l'Italia per rifugiarsi a Santo Domingo, che è diventata la sua seconda patria da quando il marito Nicola Carraro ha acquistato una casa ai Caraibi. TV Talk, la Venier smentisce la sua presenza al Grande Fratello. Nel programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini, la Venier ha rivelato di non aver ricevuto alcuna proposta da Mediaset per condurre la nuova edizione del Grande Fratello. Ma io sto molto bene così dove sto, ragazzi. Io sto comodamente seduta, faccio le mie cose, il programma non è mai una mia responsabilità, ma è corale. Mi pagano anche molto bene, ha spiegato la Venier, contenta della sua partecipazione al fortunato format del sabato sera di Canale 5. La veneziana ha poi aggiunto, ma perché dovrei fare una mia conduzione e rischiare in qualche maniera? Manco come conduttrice? È un peccato, dite? Io penso di aver avuto già tanto. Ora va bene così. Dunque, se Mara Venier è fuori dai giochi restano in pole position Belén e l'Avventura. Ilary Blasi, come la Marcuzzi, ha rifiutato l'offerta per dedicarsi alle Iene e alla terza edizione del Grande Fratello VIP, che tornerà a settembre 2018. Belén Rodriguez e Simona Ventura, chi la spunterà? Quella del Grande Fratello sarebbe un'occasione preziosa sia per Belén sia per la Ventura. La prima condurrebbe finalmente un programma da sola dopo l'esperienza tutt'altro che felice di Pequenos Gigantes, la seconda potrebbe ritornare in pista dopo qualche mese di pausa. Chi la spunterà?